Vorrei spiegarvi in maniera semplice il concetto di esponenziale, di crescita esponenziale. Forse molti di voi ricorderanno una storiella, una favoletta dell'antico faraone egiziano che si annoiava. Per cui a corte c'era una persona ingegnosa che gli sottopone un nuovo gioco, ed era il gioco degli scacchi. Il faraone ne rimase così contento, sorpreso e contento, che disse al suo servo di chiedere qualunque cosa e lo avrebbe accontentato. Il servo, che aveva studiato matematica, gli disse: "Guarda, guarda la scacchiera, hai 64 caselle. Io voglio solo che tu mi dia un chicco di grano per la prima casella, due chicchi di grano per la seconda, 4 per la terza, 8 per la quarta e così via, raddoppiando sempre il numero di chicchi di grano fino ad arrivare all'ultima casella." Sapete che in una scacchiera ci sono 64 caselle. Il faraone, che non aveva studiato matematica, disse: "Beh, non mi chiedi tanto, ti accontenterò senz'altro." E dà ordine al suo servitore di accontentarlo e dargli immediatamente il grano che richiede. Dopo un po' di tempo, però, quasi subito, ci si accorge che tutti i granai dell'Egitto non sarebbero bastati per accontentare il matematico ingegnoso. Questo perché? Perché quando si arriva in fondo alla 64esima casella, occorrerebbero circa 18 miliardi di chicchi di grano, un numero spropositato. Ed è quello che succede più o meno di questi tempi con l'epidemia. L'epidemia ha un contagio che può raddoppiare nel corso del tempo ed è praticamente la stessa matematica. Supponiamo di beccarci il virus e supponiamo di contagiare un'altra persona dopo un giorno che magari non lo sappiamo, andiamo in giro. Quindi il primo giorno siamo solo noi. Il secondo giorno siamo in due, il terzo giorno però siamo in quattro e poi in otto, in 16 e così via. E ci chiediamo: ma se ognuno di noi contagia un'altra persona in un giorno, dopo, non so, dopo 10 giorni, quante persone saranno contagiate? Bene, si fa due per due per due e così via 10 volte. E si scopre che si arriva a un numero di un migliaio. All'inizio la crescita sembra essere modesta perché si parla di piccoli numeri, non si ha l'impressione di una cosa catastrofica, però basta lasciar passare altri 10 giorni e si arriva a due alla 20, cioè 1 milione di persone contagiate. Poi, se si arrivasse a metà scacchiera, quindi 32 caselle, 32 giorni, quindi poco più di un mese, si arriverebbe alla cifra incredibile di 4 miliardi di persone contagiate. E ognuna di queste persone contagia solo un'altra persona, oltre a se stesso. Cioè tutto il mondo in circa un mese, se il tempo di raddoppio è di un giorno, sarebbe più o meno contagiato. E è ovvio che non possiamo arrivare a questi livelli. Bisogna fare di tutto perché il tempo per contagiare un'altra persona non sia di un giorno, ma sia il più lungo possibile. In questo modo, con l'esempio di prima, 32 volte 2, quindi 32 raddoppi, per il tempo di contagio. Se il tempo di contagio fosse di una settimana, allora avremmo bisogno di 32 settimane, non giorni, per arrivare a 4 miliardi di persone. Ecco che tutte le misure che sono state prese in questo periodo, il nostro isolamento, eccetera, tendono a evitare che noi contagiamo un'altra persona. Se poi ne contagiamo di più, eccetera, è un disastro totale. Quindi stiamo a casa.